Bene, continuiamo il ripasso relativo alla dinamica in fisica, quindi abbiamo visto l'altra volta il concetto di quantità di moto, la legge di conservazione della quantità di moto e il concetto di centro di massa. Okay? Abbiamo visto in particolare che la condizione affinché la quantità di moto si conservi, cioè che la somma vettoriale di tutte le quantità di moto di ogni singolo oggetto che fa parte del sistema sia costante nel tempo, dire che in fisica quando si dice che una cosa si conserva significa che non cambia nel tempo e totale significa la somma di ogni sua parte. Quindi quantità di moto totale significa prendo tutte le componenti del sistema, prendo la quantità di moto di ognuna di esse e sommo vettorialmente, visto che la quantità di moto è un vettore, massa per velocità. Questa grandezza rimane costante se e solo se tutte gli enti o gli agenti esterni al sistema, cioè tutto ciò che non entra nel calcolo di questo totale, tutti i soggetti che non sono in questo calcolo, sono esterni al sistema e contribuiscono con delle forze. Se queste forze hanno risultante nulla, allora e solo allora la quantità di moto totale si conserva. Quindi questo può essere usato in due sensi. Se so che vale questo, se so che le risultanti sono nulle, allora ne deduco che la quantità di moto è costante. Viceversa, se osservo che un oggetto o un sistema ha una quantità di moto che non cambia nel tempo, ne deduco che le forze esterne applicate al sistema danno risultante nulla. D'accordo? Questo l'abbiamo applicato in particolare all'urto tra due carrelli. Abbiamo visto che esiste un particolare punto che assume in sé la massa dell'intero sistema, cioè si comporta come se l'intero sistema fosse concentrato in quel punto. È un punto ovviamente ideale. E la sua posizione e la sua velocità hanno questa caratteristica. La velocità del centro di massa è la media delle velocità delle sue componenti, in questo caso abbiamo due carrelli, il carrello A e il carrello B. Però ogni velocità è pesata, cioè ha un'importanza proporzionale a quant'è la massa di quella componente. Nel caso di due carrelli che hanno la stessa massa, la velocità del centro di massa diventa la media aritmetica, perché ciascuno pesa in ugual misura, quindi è la metà della somma delle due velocità. Se invece un componente, un carrello, è molto più massiccio dell'altro, allora la velocità media del centro di massa sarà più vicina alla velocità del componente di massa maggiore. Lo stesso abbiamo visto con qualche maneggiamento algebrico, vale per la posizione rispetto alla stessa relazione. Anche la posizione del centro di massa è la media pesata delle posizioni delle componenti del sistema, pesate proporzionalmente alla massa di ciascuna componente. Qui è chiaro che se ci sono solo due carrelli, la somma sarà su due termini. Se ci sono 3, 5, 10, 100 carrelli, la somma sarà, scusate, la somma di 100 posizioni, massa per posizione per ciascuno dei 100 carrelli. D'accordo? In generale. Qual è il vantaggio del centro di massa? Normalmente il centro di massa è un punto che ha un moto tutto sommato abbastanza semplice. L'altra volta abbiamo fatto l'esempio del tuffatore o della tuffatrice. Okay? Un tuffatore durante il lancio dal trampolino può avere un moto molto complesso, se teniamo conto di tutte le sue parti, perché magari durante il moto, come è normale che sia, la forma del corpo assunto dal tuffatore cambia nel tempo. Ma il centro di massa del tuffatore idealmente si muove come se fosse un punto materiale, quindi fa una semplicissima parabola. Ok? Quindi tutto sommato è abbastanza semplice da studiare e semplifica la vita. Non solo, ma se considero un sistema che abbia come massa la massa totale del sistema e la velocità del centro di massa, allora la quantità di moto del centro di massa è esattamente uguale a quella totale del sistema. Questo è il secondo vantaggio. E quindi se a un sistema è applicata un risultante delle forze pari a zero, la quantità di moto del to totale del sistema è costante e quindi la quantità di moto del centro di massa è costante. Per cui se il sistema non cambia la massa delle componenti, il suo moto sarà un moto rettilineo uniforme, cioè la velocità del centro di massa rimarrà costante. Quindi si muove come se
nulla fosse, tra virgolette. L'abbiamo visto l'altra volta nel filmato che abbiamo visto su due carrelle. D'accordo? Ci sono domande fin qui? No, benissimo. Torniamo alla collisione tra i nostri due carrelli, con VA e VB prima dell'urto e VA' e VB' dopo l'urto. La conservazione della quantità di moto totale ci dice solamente che la somma di MA VA più MB VB, qui si legge un po' male, scusate, fatemelo riscrivere questo, più MB VB prima dell'urto è la stessa dopo l'urto, quindi MA VA' più MB VB' hanno lo stesso valore. Tuttavia questo non ci permette in generale di risolvere l'urto, tra virgolette, cioè se io conosco la velocità dei due carrelli prima dell'urto, sono interessato a sapere come si muovono dopo l'urto. Per riuscire a risolvere l'urto ho bisogno di un'altra condizione. Perché? Perché qui avrei una sola equazione con due incognite, le due velocità dopo l'urto. Allora, beh, abbiamo parlato della quantità di moto. Abbiamo già visto che una cosa che in generale è importante in fisica è l'energia. Vediamo cosa succede se acquisiamo anche quest'altra informazione. Immaginiamo che ci sia un urto speciale nel quale si conserva non solo la quantità di moto, ma anche l'energia cinetica, in questo caso, dei carrelli che sono coinvolti nell'urto. Se quindi posso affermare che l'energia cinetica totale prima dell'urto è uguale a quella dopo l'urto, allora posso scrivere che un mezzo MA VA quadro, questa è una MA, attenzione, più un mezzo MB VB quadro, energia cinetica totale prima dell'urto, sarà uguale al totale dopo l'urto. In questo caso si parla di urto elastico, cioè un urto nel quale l'energia cinetica si conserva. È un urto ideale. In realtà una parte, piccola o grande che sia, a seconda del tipo di urto, una parte dell'energia cinetica totale va spesa in altro, dopo vediamo esattamente che cosa, ma nel caso ideale in cui i corpi siano perfettamente elastici e l'urto conservi l'energia cinetica, allora posso scrivere questa relazione. Se metto questa relazione a sistema con la conservazione della quantità di moto, allora ho un set di due equazioni in due incognite, le velocità dopo l'urto. E posso risolvere il sistema. Cioè, con queste due informazioni posso trovare, calcolare quali sono le velocità dei due carrelli, VA' e VB', dopo l'urto, a patto che io conosca le masse dei carrelli, ovviamente, e le velocità prima della loro collisione. Qui il primo passaggio consiste nel moltiplicare sotto tutto per un mezzo, perché ho fattore un mezzo dappertutto, quindi non mi interessa tenerlo. Nella prima equazione invece isolo ciò che è relativo al carrello A e ciò che è relativo al carrello B, quindi sposto tutto ciò che è relativo al carrello A a sinistra e lascio ciò che è relativo al carrello B a destra. E quindi mi viene che il prodotto tra la massa di A del carrello A per VA meno VA', cioè di quanto cambia la velocità di A tra prima e dopo l'urto, è uguale all'opposto della stessa grandezza del carrello B. Ok? Sotto l'analogo di prima senza l'un mezzo. Qui possiamo cambiare questo segno meno moltiplicando per la parentesi, quindi inverto le posizioni di VB' e VB, e teniamo presente che se osservate la seconda equazione, e facciamo lo stesso che abbiamo fatto precedentemente, cioè spostiamo a sinistra tutto ciò che è relativo al carrello A e a destra ciò che è relativo al carrello B, queste due parentesi sono due prodotti notevoli, sono la differenza di due quadrati, che posso scomporre. Okay? Ora possiamo usare la prima equazione all'interno della seconda, perché la parte MA VA meno VA' e MB VB' meno VB sono identiche in virtù della prima equazione, cioè della conservazione della quantità di moto. Quindi a sinistra ho MA VA meno VA', a destra MB e VB' meno VB, queste sono semplificabili. Perché la prima equazione mi dice che sono due grandezze uguali. Quindi le divido, le tolgo e mi rimane che
la somma VA più VA' è uguale a VB' più VB. Con un piccolo passaggio algebrico, cioè spostando a sinistra ciò che c'è prima dell'urto, a destra ciò che c'è dopo, ottengo questo risultato. La differenza tra VA e VB, quindi il moto relativo di A rispetto a B, la differenza di velocità significa quanto velocemente si sposta A rispetto a B prima dell'urto e dopo l'urto, hanno lo stesso valore ma segno opposto. Quindi, cosa significa questo fisicamente? Se io sono sul carrello B e vedo il carrello A che mi viene incontro con una certa velocità, che ne so, diciamo per dire 10 metri al secondo. Okay. E l'urto è elastico. Dopo l'urto, sempre dal carrello B, osservo il carrello A che si muove sempre di 10 metri al secondo, ma lo osservo in allontanamento, cioè ha cambiato il verso. Il valore della velocità relativa rimane numericamente lo stesso, ma cambia il segno. Questo è quello che di solito in linguaggio comune si dice rimbalzare. Immaginate due carrelle che si scontrano e poi si allontanano. Okay? La velocità relativa è la stessa, se però ha cambiato di segno. Attenzione, questo avviene qualunque sia la massa di A e di B. Non abbiamo fatto ipotesi sulla massa di A e di B. L'ipotesi base è che si conservi la quantità di moto perché è un urto e quindi non ci sono forze esterne. E B si conserva l'energia cinetica. Se l'urto è elastico, qualunque sia la massa dei due carrelli, la loro velocità relativa tra prima dell'urto e dopo dell'urto non cambia di valore, ma cambia di segno. Questo è importante. Okay? Se l'urto invece non è elastico, attenzione, questo risultato non è più vero. Questo risultato è condizionato all'ipotesi che l'urto sia elastico, cioè si conserva la quantità di moto e anche l'energia cinetica. Ok? Che succede? Come formalizzo il fatto che, ad esempio, in un urto generale l'energia cinetica non si conserva? Beh, anche se qui non l'ho scritto, torniamo un attimo indietro. Anziché poter usare questa equazione così come messa, a destra dell'equazione, ho l'energia cinetica totale iniziale prima dell'urto, questa non sarà più uguale a quella dopo l'urto, ma solo una parte di questa sarà uguale a quella dopo l'urto. Quindi questa, ciò che c'è a sinistra, per capirci, tutto il termine di sinistra andrà moltiplicato per un fattore di conservazione, cioè si conserverà, che ne so, il 20%, il 30%, l'80%, quindi questo va moltiplicato per un fattore che sarà diverso da 1. E sarà più piccolo di 1. Okay? Quella dopo l'urto sarà uguale a quella prima dell'urto per un coefficiente non, normalmente più piccolo di 1. Okay? Questo comporta però una complicazione in più nel quanto abbiamo visto dei calcoli, e comunque non otterremo più questo risultato qui. Okay? Questo vale solo se l'energia cinetica totale si conserva. Quindi, in termine tecnico, se l'urto è perfettamente elastico. Okay? Dopodiché, utilizzando questa proprietà e ritornando nel sistema, abbiamo la possibilità di risolvere il sistema. Quindi qui vi risparmio, vado veloce sui passaggi algebrici, si può risolvere il sistema, cioè esprimere le velocità dei due carrelli A e B dopo l'urto in funzione delle velocità prima dell'urto di A e di B e delle masse dei due carrelli. Possiamo farlo per esempio per A, VA', e vedete che poi VB è esattamente il simmetrico di A scambiando i ruoli di A e di B. Se voi da questa relazione scrivete A al posto di B e B al posto di A, ottenete esattamente la relazione per il carrello B. Vedete che normalmente la velocità di ciascun carrello dopo l'urto è legata alla velocità di entrambi e alle loro masse. In particolare VA', quindi il carrello A dopo l'urto,
si muove con una velocità che è proporzionale alla sua velocità prima dell'urto, ma alla differenza tra le due masse. Quindi se i due carrelli avessero la stessa massa, questa parte sarebbe 0, perché questa differenza sarebbe nulla. Ed è proporzionale alla massa, alla velocità dell'altro carrello, in proporzione al doppio della massa dell'altro carrello. Lo stesso vale per V'. Okay, anche questo, non smetterò di sottolinearlo, è condizionato al fatto che l'energia cinetica si conservi. Se no, queste relazioni non sono più verificate. Ok? Attenzione. Andiamo a considerare due casi particolari, due casi tra virgolette estremi. Supponiamo che l'urto sia elastico, non solo, ma che i carrelli abbiano la stessa massa. La massa del carrello A e del carrello B ha lo stesso valore e chiamiamola M per semplicità. Se aggiungiamo questa informazione alle due relazioni viste prima, che cosa otteniamo? Beh, se le masse sono uguali, MA meno MB fa 0, quindi questa parte va via, diventa nulla. Rimane solo questa parte e quindi ho 2 volte M fratto M più M che fa 2M e quindi VA' diventa uguale a VB. Cioè il carrello A dopo l'urto si muove come si muoveva il carrello B prima dell'urto. Idem per l'altro. Il carrello VB. Carrello B dopo l'urto si muove come si muoveva il carrello A prima dell'urto, sempre so, se, solo se le due masse sono identiche. Quindi immaginatevi l'urto, è come se i due carrelli si attraversassero, che si scambiano l'identità. Quindi se ho urti tra particelle, urti elastici, scusate, tra due particelle identiche, per esempio, è come se le due particelle si attraversassero l'una con l'altra. Si scambiano le velocità, ma siccome hanno la stessa massa, sono identiche, non potete distinguerle. È come se si attraversassero, se si ignorassero ancora meglio. Okay? Sempre nel caso che l'urto sia elastico e che le due masse siano uguali. Altro caso, la massima differenza possibile. Prima abbiamo visto se le due masse sono uguali. Supponiamo che una sia enormemente più grande dell'altra. Esempio tipico quando lancio un pallone verso un muro. È chiaro che se sono nel cortile di casa e lancio la palla verso il muro, l'inerzia, la massa del muro è enormemente più grande di quella del pallone, qualunque pallone io usi. Questo dal punto di vista formale si esprime dicendo che la massa del, in questo caso, oggetto B ha un valore infinitamente grande. A breve, nel corso di matematica, impareremo a quantificare in modo rigoroso questa espressione. Questo si legge MB tende a un valore di più infinito. E attenzione, infinito non è un numero. Da quale situazione partiamo? Beh, VA viene lanciata verso il muro con una certa velocità, orizzontalmente per semplificare, mentre VB è fermo, il muro non si muove nel nostro sistema. Se applichiamo queste proprietà al nostro, alla relazione vista prima, sempre nel caso di urto elastico, ripeto, beh, la parte relativa a B possiamo trascurarla perché VB è nullo, quindi qualunque cosa ci sia qui va a zero. Quindi questa parte non c'è più. Rimane la parte relativa a VA. Ma anche questa espressione impareremo a trattarla a breve. Dimenticatevela per un istante. Se la massa di B è enormemente più grande di quella di A, questa grandezza, cioè questa frazione dove al numeratore ho la differenza delle masse, al denominatore la somma delle masse, diventa praticamente indistinguibile da quello che avrei se MA non ci fosse. Perché? Perché MB è infinitamente più grande di MA. Quindi posso approssimare questa espressione con meno MB fratto più MB, cioè ottengo un meno 1. Questa scritta limite significa proprio questa espressione
man mano che NB diventa infinitamente grande, assume un valore, lasciate perdere per adesso qua, pari a meno 1. Certo, scusami, dimmi. Immaginate di fare questo calcolo e di farlo tante volte, tenendo fisso per esempio MA, magari uguale a 1 kg, e mettendo MB, 1 kg, 2, 10 fino a 1000 kg, 1 milione di chilogrammi, 2 milioni di chilogrammi e via dicendo. È chiaro che 1 kg meno 1 milione di chilogrammi, fratto 1 kg più 1 milione di chilogrammi, la presenza di questo chilogrammo è poco rilevante. Tanto più questo numero sarà grande, tanto più questa frazione si avvicina a meno 1. Cioè MA è come se fosse trascurabile. Ok? E ripeto, adesso vi chiedo uno sforzo di immaginazione, ma a breve tratteremo proprio come si maneggia questa grandezza. Il concetto di limite, che è uno dei concetti più importanti di tutta la matematica del corso di quest'anno. Per riassumere, diciamo, se siamo nella situazione in cui immaginiamo di avere un oggetto che collide con un altro, il quale, il secondo oggetto, ha una massa infinitamente più grande del primo, allora, se posso affermare che l'urto è elastico, il nostro proiettile, il nostro pallone, non fa altro che invertire di velocità. Se prima andava verso destra, dopo va verso sinistra con la stessa velocità. Torniamo alla figura di prima, ecco, se il pallone va verso il muro, dopo torna via dal muro spostandosi con un segno opposto. Se andava dest verso destra con più 1 m/s, rimbalza verso sinistra con meno 1 m/s di velocità. Ok? E il muro ovviamente fermo era prima, fermo rimane dopo. Se applico le considerazioni al muro, è chiaro che prima era fermo, quindi questa parte non c'è. La seconda parte è questa, man mano che MB diventa enormemente grande, questa frazione diventa sempre più piccola, perché MA non cambia, il nostro pallone è 1 kg era, 1 kg resta. Se questo diventa un numero enorme, questa frazione andrà sempre più piccola, al limite diventerà nulla. Quindi il muro, ovvio come ovvio che sia, era fermo prima, rimane fermo dopo. Di conseguenza anche VB' rimane zero. Ok? Quindi quando prendo la palla e la faccio rimbalzare sul muro, nel limite in cui l'urto posso approssimarlo come elastico, la palla non fa altro che invertire il verso della velocità. Attenzione, qui ci siamo occupati solo di una collisione perpendicolare al muro. Quindi ciò che inverte la velocità è la componente della velocità della palla perpendicolare al muro. Quella parallela non subisce nessuna alterazione, ovviamente, perché parallelamente al muro non ci sono interazioni, non ci sono forze, non ci sono collisioni. L'unica collisione avviene orizzontalmente. Ok? È tutto chiaro? Che succede invece se l'urto non è frontale? Cioè se la palla arriva sul muro con una certa angolatura? Beh, in parte l'abbiamo appena visto. Posso scomporre la velocità di A del mio pallone in due componenti, una perpendicolare al mu muro, una parallela al muro. Quella verticale, VY, non subisce variazioni, perché parallelamente al muro non ci sono urti, l'urto c'è solo perpendicolarmente al muro. Quindi, parallelamente al muro, cioè lungo l'asse delle Y, la velocità rimane invariata. Lungo l'asse delle X cambia solo di segno. Quindi cosa succede? Beh, questa componente in verde rimane identica prima e dopo l'urto. Quella rossa orizzontale si inverte solo di segno. Quindi, se volete, posso costruire due triangoli rettangoli che sono congruenti. Questo triangolo, quello con VA e VA', è un triangolo isoscele, perché questa parte è identica e questa anche cambia solo di segno. Conseguenza immediata è che se questo triangolo è isoscele e VA', se volete, è l'altezza, allora l'altezza del triangolo è anche la bisettrice dell'angolo al vertice. Per cui l'angolo
di incidenza, cioè l'angolo con cui la palla arriva sul muro, è la stessa con cui se ne va via. Quindi l'angolo di incidenza, ripeto, è uguale all'angolo di riflessione. Queste considerazioni sono quelle che a suo tempo fece Newton per interpretare la legge di riflessione della luce. E quindi, secondo Newton, la luce era fatta di particelle, di pallini. Perché? Perché questa regola, cioè il fatto che l'angolo che il raggio di luce fa quando si riflette su uno specchio, rispetto alla normale, alla perpendicolare, è lo stesso dell'angolo di riflessione, okay? È la legge forse più elementare dell'ottica, quella con cui si costruiscono le immagini degli specchi. Se io prendo la retta perpendicolare allo specchio e lancio un raggio di luce su quel punto, l'angolo che il raggio incidente forma con la perpendicolare è lo stesso che il raggio riflesso forma con la perpendicolare. Quindi posso interpretare la legge della riflessione in termini di meccanici. La luce si comporta come se fosse fatta di pallini, come se lancio delle palle, ovviamente elastiche, di gomma, di plastica, che rimbalzano in modo elastico sul muro. Il muro diventa lo specchio e il nostro pallone diventa la luce. Questa è forse la principale motivazione per l'interpretazione corpuscolare della luce data da Newton. Ok? Questo semplice modello ci aiuta a capire cosa c'è sotto quella legge. Ancora una cosa, volevo dire, che cosa succede se invece l'urto è quanto più anelastico possibile, cioè la situazione in cui si perde il massimo dell'energia cinetica. Si parla di urto totalmente anelastico quando i due oggetti che collidono vanno a formare un unico corpo dopo l'urto. Tipicamente, per esempio, se due automobili collidono, ahimè, spesso succede, speriamo che succeda quanto più raramente possibile, e si incastrano una con l'altra. In questo caso, dopo l'urto rimangono agganciate, okay, e si muovono come un unico oggetto. In questo caso, oppure che ne so, ancora meno traumaticamente, se ci sono due vagoni su una linea ferroviaria, il primo vagone urta il secondo, si aggancia al secondo e poi procedono insieme. Questo in quel caso non sarebbe niente di traumatico. In questo caso ho un urto totalmente anelastico, cioè ho la massima perdita di energia cinetica e i due carrelli dopo l'urto procedono come un unico oggetto, quindi hanno la stessa velocità. Nel qual caso, se conosco le velocità dei due carrelli prima dell'urto, la conservazione della quantità di moto mi permette comunque di determinare la velocità dopo l'urto, perché in questo caso ho un'incognita sola, essendo la stessa per A e per B. Quindi questa relazione, questa qui nel quadro rosso, vi dice qual è la velocità dei due carrelli, del vagone doppio per capirci, dopo l'urto, in funzione della massa dei due vagoni e della loro velocità prima della collisione, però in condizione di urto totalmente anelastico, cioè se dopo l'urto i due si agganciano. D'accordo? Ultima cosa che rivediamo, domande fin qui. Ce la dovremmo fare, sì. Il concetto di impulso. Anche questo si applica abbastanza frequentemente agli urti. Immaginate di avere il vostro carrello, stavolta da solo. Abbiamo un carrello e applichiamo al carrello una forza per un certo intervallo di tempo. Diciamo che all'istante T1 comincio a spingere, spingo per tot secondi finché non arrivo un po' più avanti e in questo istante smetto di spingere. Quindi la forza agisce tra T1 e T2. Ok? Lo facciamo continuamente quando vai a fare la spesa o quando spingi la macchina, non c'è problema. Il prodotto tra la forza applicata al carrello e l'intervallo di tempo durante il quale la forza agisce prende il nome di impulso. Siccome il tempo è uno scalare, la forza è un vettore, l'impulso, che è un prodotto tra una forza, quindi un vettore e uno scalare, è un vettore esso stesso. E si misura in newton per secondi. E quindi ha intensità e direzione verso
della forza, intensità e direzione, cioè scusate, verso e direzione, moltiplicata per il valore della durata del periodo durante il quale la forza agisce. Se spingo un carrello con una forza di 10 newton per 2 secondi, avrò un impulso di 20 newton per secondo. Tutto lì. Ok? Quindi tecnicamente applico o trasferisco, se volete, lo stesso impulso a un carrello usando una forza molto intensa per un tempo piccolo oppure una forza piccola per un tempo molto lungo. L'effetto in termini di impulso è lo stesso. Ok, questa è la definizione di impulso. Che cosa possiamo dire in più dell'impulso? Beh, posso utilizzare il secondo principio della dinamica. Al posto di F posso dire, beh, ma la forza è la rapidità con cui cambia la quantità di moto, cioè la variazione della quantità di moto diviso l'intervallo di tempo durante il quale questa è variata. Quindi, inserendo nella relazione di prima, forza per intervallo di tempo fa sì che il delta T va via, si semplifica. E quindi l'impulso non è altro che la variazione della quantità di moto. Il valore finale meno il valore iniziale. Questa relazione è molto semplice, prende il nome di teorema dell'impulso. È una diretta conseguenza del secondo principio della dinamica. Ok? Quindi l'impulso che una forza trasferisce su un corpo sul quale agisce è uguale alla variazione della quantità di moto, il valore finale meno quello iniziale. E quindi produco lo stesso effetto, tra virgolette, effetto cosa significa? La stessa variazione di quantità di moto, o usando una forza intensa ma per un tempo piccolo, oppure usando una forza piccola ma per un tempo molto lungo. La variazione di delta P è la stessa, perché l'impulso è lo stesso. Ok? Ci sono domande? Benissimo. Se non ci sono domande, possiamo provare a fare qualche esercizio. Scrivo qui. Avevo prima aperto il libro. Vediamo se lo ritrovo. Qui siamo, volume 1, a pagina 370. Riuscite a vedere? Boh, ne avremo tempo per solo uno, tutto sommato. Oppure facciamo così, piuttosto di troncare a metà dopo, perché suona la campana, date un'occhiata al PDF con quanto ho ripassato e discutiamo degli esercizi la prossima lezione. Ok? Ora oggi ci fermiamo qua. Anche perché...